Recupero e salvaguardia della tratta ferroviaria Noto-Pachino, un tempo definita la strada del vino, la ferrovia del vino. L'intendimento di Italia Nostra è quella di salvaguardare e di recuperare questo importante itinerario ferroviario e per questo è stata promossa una giornata, quella del 26 marzo, che vedrà proprio i soci di Italia Nostra presenti in Piazza Stazione per la raccolta delle firme. Intanto continuiamo a parlare di questa tratta, ma di tante altre tratte ferroviarie da non dimenticare, e seguiamo gli interventi degli architetti Claudia Lamagna, Valeria Grillo e Flavio Lapila. Ovviamente l'area quindi si presta come un contenitore, meglio un sistema culturale all'interno del quale troviamo elementi di elevato pregio paesaggistico e ambientale, dato anche dalla presenza appunto della riserva, ma anche culturale e storico proprio per la presenza delle stratificazioni trovate appunto sul sito di Eloro e del tracciato della ferrovia. L'intento quindi qual è stato? Dare a queste tre aree una nuova identità integrata, valorizzando quello che ormai si trova in uno stato di abbandono, sia per quanto riguarda il tracciato che per il sito archeologico di Eloro. La volontà è quindi quella di far interagire tutti questi elementi importanti in un unico sistema, garantendo quelle relazioni e connessioni che attualmente non esistono. La prima fase è stata insomma quella di analisi, indicando insomma la zona della pre-riserva, della riserva e di tutte le emergenze sia architettoniche che vegetazionali, e poi svariati sopralluoghi ci hanno portato anche a conoscere il tracciato, indicando quindi i tratti di rilevato e di trincea e non meno i 5 caselli e le 2 stazioni presenti in questo tratto. Orientativamente tutti e 5 i caselli e le stazioni si presentano nello stesso stato di conservazione, pressoché comunque di abbandono, e soprattutto la vegetazione che sta infestando oggi l'intero sedime e i fabbricati. Quindi abbiamo i caselli, che sono dei piccoli edifici due livelli fuori terra, con la stessa suddivisione interna, con ingressi però separati. Invece per quanto riguarda le stazioni, questi sono i fabbricati diciamo, più importanti, dove in un unico piazzale stretto e lungo che corre parallelo ai binari troviamo il magazzino merci e il fabbricato viaggiatori. Il magazzino merci unico livello, con la stanza appunto destinata al deposito delle merci e due piccoli uffici. Invece il fabbricato viaggiatori, attraverso un atrio presente al piano terra, una sala d'attesa, la stanza destinata al capo stazione e alla biglietteria, mentre al primo piano diciamo, gli ambienti destinati al capostazione o comunque al personale. L'idea di connettere tutti questi elementi in un unico sistema culturale ci ha portato a ipotizzare degli ambiti chiamati così di intervento. Innanzitutto il primo punto era appunto quello di garantire le relazioni tra l'utenza e le risorse. In un'ottica quindi di greenway, di mobilità dolce, l'intento è quello di riproporre dei percorsi ciclabili in modo da costeggiare in parte la riserva, connettere la dorsale del tracciato che diventa diciamo la nervatura portante di questo sistema di connessioni. Dei percorsi pedonali nella parte in alto e in basso che avviano a quello che noi abbiamo definito file luce ferroviario. L'importanza è anche quella di mantenere visibile il tracciato come proprio testimonianza storica dello stesso. Per questo il camminamento si svolge parallelo ma lasciandolo appunto a vista. Ma si manterranno comunque itinerari in natura all'interno della riserva, e in particolar modo un'attenzione è stata data alla mobilità sul sedime ferroviario. In realtà appunto abbiamo diverse soluzioni, ma la nostra scelta è stata quella del velo rail,
Il Velorail sostanzialmente è stato proposto prevalentemente in Francia, ma noi qui l'abbiamo voluto riproporre anche come alternativa per godere del paesaggio. Questo triciclo che si muove su rotaia, è facile da spostare, uscire anche dal binario, ruotarlo per poter ripercorrere il percorso al contrario. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, ovviamente l'intento è quello di garantire quello che oggi manca, una zona di a sostegno dell'utenza a livello anche di posteggi, anche di pullman, perché attualmente chi si reca in queste zone c'è anche difficoltà da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece le infrastrutture, i 5 caselli individuati lungo il percorso vengono ora identificati con... Andando a vedere appunto le risorse territoriali, abbiamo constatato come effettivamente dal punto di vista archeologico il patrimonio era molto vasto ed era anche particolarmente considerevole, e anche dal punto di vista naturalistico. L'idea principale era quella quindi di utilizzare il sistema infrastrutturale, soprattutto della linea ferrata, per poter collegare tutte le varie risorse che il nostro territorio racchiudeva. E un passo successivo è stato quello di analizzare il flusso turistico, quindi capire chi è effettivamente l'interlocutore a cui parlare. Abbiamo constatato come effettivamente la quantità di turisti è soprattutto straniera rispetto a quella italiana e si concentra maggiormente nel periodo estivo. Motivo per cui l'idea era quella di creare un'alternativa valida, utilizzando il sistema della ferrovia, che potesse essere utilizzato non soltanto durante il periodo estivo, così come effettivamente il territorio viene considerato, ma anche durante il periodo invernale. Partendo anche dal programma triennale del turismo, che analizza appunto le risorse territoriali e cerca di creare dei nuovi spunti e dei nuovi stimoli per il territorio, abbiamo pensato di creare, attraverso il sistema della linea ferroviaria, una rete che collegasse l'archeologico, il sistema dell'archeologico, con il sistema culturale, quindi della parte culturale, con il sistema naturalistico inserito anche nel turismo balneare. Quindi facendo diventare quelle che erano le stazioni ferroviarie dei nodi principali, che potessero appunto far sì che il turista arrivato al nodo potesse usufruire di diverse possibilità. Noi nel nostro specifico caso abbiamo analizzato due elementi nodali. Uno è la stazione di Siracusa, quindi un'area che era rapportata e che si trova all'interno della città e che permetteva appunto di creare dei collegamenti non soltanto con l'archeologico ma anche con l'organizzato, e l'altro è quella di combattere quante più cose possibili. È stato un lavoro particolarmente difficile. Comunque, come già potete vedere anche dalle tavole, i colori predominanti sono il grigio e il rosso. Questo poi è stato deciso perché in una prima fase, quindi quella di analisi, abbiamo optato per la colorazione grigia delle tavole. Man mano che invece si passava alla parte progettuale, la colorazione delle tavole cambiava e assumeva quest'altro colore. Quindi, innanzitutto possiamo dire che cos'è la ferrovia. Quindi, se facciamo una ricerca, la definizione più logica è quella di un sistema di trasporto su veicoli a ruote che si spostano su guide di ferro parallele chiamate binari. Ma in realtà questa qua è una definizione piuttosto arida del concetto di ferrovia, perché non tiene conto di una serie di punti importanti, come per esempio che ha l'influenza sulla società e la sua importanza nello sviluppo moderno e il legame col territorio. Da una ricerca svolta dall'associazione Greenway risulta che circa 7.800 km di ferrovia nazionale sono in stato di abbandono. Di questi qua 5.100 sono delle linee ferroviarie non in servizio. C'è da dire che questo patrimonio ferroviario dismesso di 5.100 km attraversa villaggi rurali, località turistiche, centri archeologici,
zone di pregio e centri urbani. Quindi da dove nasce l'idea appunto di questa tesi? Quella di attraversare il paesaggio in ferrovia, quindi cercando di limitare il più possibile l'utilizzo dell'automobile a favore invece del treno, delle passeggiate in bici, in mani elettrici, cammino a piedi e treno, che è quello che è stato fatto infatti nella fase progettuale. Poi, prima di passare al progetto vero e proprio, abbiamo analizzato interventi di recupero già svolti per esempio con il treno delle Dolomite Bellunesi, il treno del Lago di Sero, il treno della Magliella e il treno sulla linea Asciano Monte Antico. Questa qua è una rappresentazione molto, molto schematica della ferrovia Siracusa. Quindi abbiamo la partenza da Siracusa e al Bivio Giaradana la caratteristica forma Y, quindi la diramazione, in quanto questa ferrovia si dirama appunto al Bivio Giaradana e va a Ragusa e a Vizzini. Un altro fattore importante che abbiamo studiato